perché sono una presentazione di quello che avverrà nel pomeriggio, però approfitto di quello che ho sentito ed è scaturito, diciamo, come secondo filone di comunicazione, o terzo addirittura, perché ciascuno parla sempre di un tema, diciamo, principale, ma sottintende tutta una serie di altri messaggi più o meno reconditi, voluti o anche addirittura non voluti. Allora, qui è stato chiamato in causa sia da Nino Galloni che da Andrea che anche da Giorgio tutta una serie di riferimenti, a concetti trascendentali, a concetti sciamanici, concetti diciamo filosofici più o meno condivisi, però allora io voglio esemplificare quello che sta avvenendo, quello che diceva Nino, cioè degli sherpa che stanno andando per i fatti loro e dell'intelligenza che sta andando per i fatti suoi, come ha anche accennato Giorgio in più diciamo richiami, in più occasioni. E allora questo racconto un fatto che mi è successo ieri. Allora, io ho un amico comune con Giorgio, un'amica comune con Giorgio, che ci ha chiamato diciamo frastornata, esasperata, condizionata da mille motivi, terrorizzata anche, perché si era messa in testa quello che ci ha raccontato, poi dopo spiegherò meglio, che veramente questa, diciamo, sindrome di aggressione da parte dell'esterno, di, come si dice? Persecuzione. Ecco, questa situazione di persecuzione è continuata, è continuata anche oggi. Non lo so. Andiamo avanti, porca miseria, non mi interrompere. Allora, quello che mi è successo ieri è la continuazione di una cosa che già va avanti da un pezzo. Allora, lei ha l'ossessione di essere condizionata e, diciamo, aggredita in maniera in vari modi dai parenti, dai familiari, dagli vicini, dai conoscenti, cioè una forma grave di persecuzione, di sindrome di persecuzione. Perché? Io l'ho scoperto ieri. Allora, io nel tempo libero, quando mi capita, riparo dei computer, perché ci ho lavorato 18 anni in tantissime compagnie di telecomunicazioni, quindi so fare un po' di tutto per quello che riguarda la connessione delle linee ADSL, del Wi-Fi, eccetera, non solo delle XL, SLL e quant'altro, cose che la gente comune non sa, insomma, ecco. Io ho fatto quella scelta di cavalcare la conoscenza di questa nuova tecnologia e qualche volta riparo anche a Giorgio e altri, riparo il computer agli amici, ovviamente gratis. E allora questa nostra amica mi rappresentava il fatto che lei aveva tre computer fissi, tre diciamo server, e tre computer notebook e netbook, e più tre o quattro cellulari di cui non gliene funzionava uno. Cavolo, questo perché? E a lei diceva: mi hanno fatto le magie, mi hanno fatto le fatture, sono perseguitata perché effettivamente qui non mi funziona più un cazzo, non è possibile. E ho scoperto allora io, che cosa ho fatto io da tecnico, ho analizzato scomponendo il problema. Questo si fa normalmente, un tecnico, anche un politico, scompone il problema, esamina pezzo per pezzo il problema fino a che non trovo la soluzione. Allora, io che cosa ho fatto? Mi sono fatto dare un certo numero di cellulari, due computer portatili, e li ho riparati. Ieri funzionavano benissimo, arrivo a casa della mia amica tutto contento, guarda, te l'ho riparato, guarda, fa così, ti ho messo pure il karaoke, ti ho messo pure così ti diverti, la lettura musicale, tutte le cose che ho fatto io, vabbè. E insomma, praticamente era contenta perché funzionava tutto, Allora andiamo di su al piano superiore perché dovevo fare la connessione al wifi, perché stava giù sotto, non arrivava il segnale, vado su
è che scopro che non funziona, non solo non funziona la connessione, perché oramai era automatica, una volta si faceva manuale, c'erano state procedure che addirittura all'inizio duravano 20 minuti, se eri bravo, se no anche di più. E quindi oggi lo fanno automatico, basterà metterli in simbiosi vicino al raggio d'azione del segnale e quindi va. E allora quello invece non solo non andava, ma il computer che stavo esaminando addirittura non riconosceva più la password, ed era quella la password, praticamente non si accendeva più, gradualmente si è deteriorata la configurazione e praticamente alla fine non si accendeva più. Però ho detto qui c'è qualcosa che non va nella station. Allora sono andato ad analizzare la station, ho fatto una serie di prove e che ho scoperto che non era manco la station. Allora uno dice la magia, no? Infatti la mia amica diceva, ma qui sono venuti tanti tecnici, non l'hanno visto vero. No, il problema è tecnico. E adesso poi dopo mi riconduco alla morale. Praticamente questa mia amica vive in un condominio, in un consorzio, dove ci sono una cinquantina di villette, tutte con impianti separati, omologhi di apricancello, segnali, drive, reti, baracchini, CB che chiamano per radio con onde di varie frequenze, eccetera. Insomma, praticamente lì c'è un intasamento forte di radiofrequenze che confliggono con il computer. L'ho scoperto ieri. Ma grave, è un problema grave, cioè lui non gli funziona niente. Ecco, con le sue conoscenze, le sue consapevolezze lucide, imputava tutto questo alla magia. Alla fattura. Quindi, e questa signora non è una stupida ignorante, è una professoressa biologa, non di lettere, tra l'altro. Quindi una mente abituata a vedere le cose tecnicamente, ma questo non. Cosa dice questa esperienza? Che non basta essere acculturati, non basta essere appunto aver studiato, ma bisogna avere un'apertura diciamo, di paradigma scientifico, tecnologica, adeguata alla corsa degli ultimi decenni che sta avendo. La tecnologia che separa gli sherpa, come dicevamo prima, dall'intelligenza. E nell'ultimo decennio in particolare. Allora, se tu oggi non conosci. Io perché ho voluto cavalcare la libera? Perché non volevo ritrovarmi con la mia amica o i miei colleghi di lavoro dell'epoca. Perché come lei, la sua capacità di intendere, di volere, è diciamo proporzionale alla sua capacità tecnologica, poi non in un campo solo, ma in vari campi. Però quello che è importante è che questa società attuale, gestita dal liberismo attuale, imperante e determinante, permette, in questa totale ignoranza della gente, io ho fatto questo esempio, ma potrei farne migliaia, permette a questi signori di avere campo libero per poter fare le loro porcherie con i vaccini, con le scie chimiche, con il 5G, con tutte le porcate che si sono messe in atto in questi ultimi decenni. La dissoluzione dello Stato sociale, Nino, la dissoluzione del sistema fiduciario fra parenti, fra amici, fra conoscenti, fra familiari, fra vicini, non so se l'ho già detto, e soprattutto fra nazione e nazione, perché quello che sta succedendo a livello geopolitico internazionale, adesso, come l'esempio che ha dato Giorgio della creazione, diciamo, artefatta di una influenza, di un virus, è quello che è diciamo lo scenario metodico messo in piedi da questa banda genia di delinquenti che dominano a livello monetario il mondo, ma soprattutto attraverso questa gestione della ricchezza e della possibilità di monetizzazione della ricchezza, qualunque azione, operazione umana viene condizionata da questo sistema. È chiaro? Quindi questo per dire quanto è profonda la capacità di circonvenzione di incapace da parte di questo potere, perché una professoressa, che mi dispiace citare, perché poi anche lei sentirà questa cosa qua,
ma è l'esempio, io ce l'ho detto in faccia, non è che se lo manda a dire, voi mi conoscete, io l'ho detto e lei ancora non ci credeva, lei non crede ancora a quello che ho detto. Adesso ho detto, guarda, domani, lunedì, martedì ti mando un tecnico che viene lì con lo strumento e ti misura le interferenze che c'hai a livello di onde elettromagnetiche e ti leverai la pressione col prosciutto, come diciamo a Roma. È chiaro, questo però per dire quanto è profondo il convincimento atavico nello sciamanismo, non è cambiato niente. E invece noi dobbiamo diventare, non il sapiens sapiens, ecco, migliorare il sapiens sapiens, ma diventare il sapiens sapiens sapiens, cioè una nuova generazione che può entrare in lotta alla pari con questa gente qua, ma soprattutto con quello che sta per arrivare, che adesso non annuncio e che dico semplicemente: andiamo più tardi, dopo il break, come giustamente ha detto prima anche Lino, e dopo ci rivediamo e incominciamo a esaminare nel profondo un primo granello di sabbia, perché ci vogliono milioni di granelli di sabbia per poi fare quello che vogliamo ottenere noi, ma intanto cominciamo dal primo granello di sabbia. Ciao! Allora, benissimo.